Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e quest'oggi siamo su Assetto Corsa Competizione e scopriamo insieme la Bentley GT3 Misano, qui in Italia, nuovo circuito, e ovviamente l'implementazione della realtà virtuale. Prima cosa devo dire che l'Assetto Corsa Competizione ciuccia parecchio in frame per secondo, soprattutto se non avete la macchina che segue, però cosa dire? Intanto HTC Vive funziona bene, quindi il tracciamento della posizione è abbastanza buono e devo dire che il dettaglio grafico è davvero buono, direi anche ottimo rispetto a quello che era stato fatto con Assetto Corsa. Purtroppo, come vediamo, gli specchietti non sono attivi, questo è un gran peccato, cosa che su iRacing e su R-Factor lo sono, però devo dire che il dettaglio è molto molto buono. Quindi andiamo a testare questa Bentley. Qui siamo in hot lap, quindi facciamo un giretto così. Io non so se si riesce a vedere, l'HUD non è centrato, l'ho fatto apposta perché è un po' fastidioso, dovrei poi sistemarlo. Ma devo dire che la sensazione è veramente ottima. Ovviamente io sto girando a pochissimi frame per secondo, perché tra registrazione e dettaglio grafico diventa un po' complicato. Quindi l'audio fantastico, l'ho un pelino abbassato perché sennò non riesco a parlare. Misano, provato anche in modo normale, è fatto decisamente bene, e in realtà virtuale devo dire che rende molto molto bene. Insomma, il coinvolgimento è sempre il solito, non è che cambia rispetto a tutto quello che ho detto. Forse io ci ho fatto un pelino l'abitudine, però il fatto di poter girare la testa in modo naturale e poter andare a seguire delle linee, delle traiettorie ideali e naturali, ovviamente offre qualcosa di molto più intenso, anche se devo dire che con triplo screen non è assolutamente malvagio. Penso che ormai, per chi mi segue, abbia capito che sono uno che apprezza quando c'è molto coinvolgimento. Allora, Misano, veramente ottimo. Il circuito dedicato a SIC 58 Marco Simoncelli, quindi questo rende onore al nostro pilota che purtroppo è scomparso, e ovviamente tutto in linea rispetto alla serie Backplane. Io ovviamente faccio uno o due giri e poi voglio scoprire un attimino i dettagli di quest'auto, magari dall'esterno vediamo se hanno renderizzato il tutto. Comunque è molto fluido, molto tranquillo. Ovviamente sto parlando in questo modo perché c'è una sola macchina, io solo, e quindi di conseguenza il sistema ha meno cose da gestire. Insomma, la mia 1070 GTX non ha tantissimo lavoro da gestire. Comunque, sapendo che purtroppo come Assetto Corsa viene duplicato anche sul desktop, ovviamente la scheda deve lavorare più volte. E per quanto riguarda il dettaglio grafico, devo dire che adesso non so la registrazione come sta uscendo in termini di dettaglio, ma non possono spingere oltre quelle che sono le capacità del visore, quindi di conseguenza, ragazzi, c'è della differenza, c'è molto più nitido quello che si vede, però è tutto relativo a quello che è la capacità appunto dell'HTC Vive e di Oculus Rift. Quindi sicuramente potremo ottenere qualcosa di molto meglio più in là, quando altri visori più performanti usciranno, però già quello che si vede è che comunque il lavoro che è stato fatto, le ombre comunque all'interno si vedono bene, lo scorrimento del tracciato, insomma la fluidità c'è, e onestamente per quanto riguarda la motion sickness o sickness motion, come si dice, niente, il tracciamento è fatto veramente bene, quindi di conseguenza è molto apprezzabile. Io mi fermerei qui nel girare qui davanti alla tribuna e vorrei assolutamente vedere se è stato fatto del lavoro per quanto riguarda la macchina esterna, quindi vediamo un po'. Eccola qua. Beh, non è la stessa cosa, non ho gli stessi tasti che si hanno su Assetto Corsa. Devo dire che sembra di essere sul circuito realmente, e la macchina mi pare veramente fatta bene. Adesso non mi posso troppo avvicinare, provo a cambiare inquadratura
dettaglio, ragazzi, cioè, mamma mia, ha fatto un gran lavoro. C'è pure il LED qui che sta luccicando con il numero. Mamma mia, ragazzi. Il dettaglio dei 100 metri è veramente fatto bene. Devo dire che è un gran lavoro, ragazzi, veramente è stato fatto un gran lavoro. Ovviamente c'è margine di miglioramento, come dicevo, dipende tutto dal supporto che si ha. E niente, ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video. Spero che questa piccola anticipazione vi sia piaciuta. E noi ci vediamo come al solito prestissimo. Da Fabrizio è tutto. Pollice in su, iscrivetevi e attivate la campanellina. Ciao!